Presentiamo le passerelle con i capi preparati dai nostri compagni del quarto anno. Anche loro si sono lasciati ispirare dall'arte. Anche questa volta vedremo una passerella divisa in quattro uscite, intervallate da una piccola introduzione. I primi abiti che vedrete sono ispirati alla pittura impressionista, Manet, Renoir, Cézanne. Sono solo alcuni degli autori studiati dai nostri compagni di quarta, che hanno poi deciso di realizzare degli abiti ispirati alle ninfe di Monet. Durante la passerella vedrete comporsi un pannello pittorico, realizzato sempre dai nostri compagni, liberamente ispirato a uno dei quadri di Monet. Lasciano il palco accompagnate da un meritato applauso, predisponiamoci ad un salto in avanti nel tempo. Nel 1950 nasce la Pop Art, abbreviazione di Popular Art, un movimento che segna e sconvolge l'arte accademica. Andy Warhol è uno dei nomi più noti dagli esponenti del movimento. Godiamoci la passerella ispirata alla Pop Art. You're gonna love this. You can't touch this. 'Cause I'm a bad bitch. We hit the elevator right up to the rooftop. The bass is pumping, make me wanna screw the top off. Yeah, we'll be drinking and nobody's gonna stop us. And we'll be kissing anybody that's around us. Thank you.
uno dei maestri indiscussi dell'espressionismo americano, Jackson Pollock. Gli abiti diventano tele sulle quali dipingere, la tavolozza si tinge di colori vivaci, la casualità del gesso che con la tecnica del dripping, del gocciolamento, tipica del maestro, è stata ripresa dai nostri compagni che hanno creato abiti originali ed eleganti, con tessuti dipinti rigorosamente a mano, creature meravigliose nate dalla fusione tra moda ed arte, qui sul palco dell'IPIA Nigio.
nessuno.